Siamo felicissimi ovviamente innanzitutto per i giocatori e per l'impegno che hanno profuso. Poi siamo felicissimi per tutto il territorio perché questo magnifico territorio che offre tante eccellenze ora offrirà anche l'eccellenza del tennis. Entriamo a far parte di diritto di una serie di eccellenze salentine. Beh, essere retrocessi l'anno scorso è stato veramente un dispiacere, ma era una retrocessione immeritata, per cui devo dare atto al direttore sportivo, a tutto lo staff tecnico, ma soprattutto al presidente, al grande presidente che tiene il maglia ormai in carica da quando è stato fondato il Circo Tennis Maglia, e quindi meritava, soprattutto lui che ha fatto tanto sacrifici, meritava l'immediata risalita in Serie A1. E tengo a precisare che per noi è un grande vanto questo qua, il fatto di avere ancora una volta maglie come punta di diamante nel panorama tennistico regionale. Siamo stati in A1 solo noi per un po' di anni e purtroppo l'anno scorso ci ha detto male, però ci siamo riscattati immediatamente, quindi siamo felicissimi. Beh, innanzitutto c'è comunque un retroscena che siamo venuti dal 4-2 a Rovereto giocando in casa loro su un campo molto ostico. Noi non eravamo abituati a giocare su quella superficie perché si gioca indoor sulla gomma proprio, quindi è una superficie più unica che rara, però ci siamo comportati bene, abbiamo vinto 4-2 e loro oggi non sono venuti con la formazione al completo, non so per quale motivo, però per noi chiaramente è stata un'occasione da sfruttare, e anche se il risultato non era già acquisito, però comunque avevamo già buone chance di qualificarci per la 1, vincere sul campo è sempre motivo di tensione, quindi oggi siamo stati tutti bravi, soprattutto l'incontro di Garzelli e di Giorgio, che sono partiti tutti e due in svantaggio, però poi alla fine sono riusciti a girare il risultato e quindi hanno dato tanta forza a me e ad Hans di entrare un pelino più rilassati per confermare il terzo punto. E comunque noi siamo molto competitivi perché con le regole che ci sono ora che bisogna giocare con due ragazzi under del circolo, i nostri due under sono Garzelli e Portaluri, e quindi partiamo comunque da una base molto buona. È logico che poi dipende tanto anche dal girone in cui capitiamo, però sicuramente ce la lotteremo con tutte. Sono soddisfattissimo, questa promozione è un merito di tutto lo staff, perché ci abbiamo creduto fin dal primo momento. La squadra è stata costruita per poter ritornare subito in A1, però io posso solo dire una cosa, che è il gruppo che ha fatto la differenza, una unità di intenti che onestamente ci invidiano, perché sia i dirigenti, sia i soci, sia i giocatori hanno formato un unico gruppo, e questo vuol dire insomma avere un valore aggiunto per poter raggiungere traguardi importanti come la Serie 1. Onestamente posso dire che in questa Serie 1 ci ho creduto fin dall'inizio, perché era una categoria che ci apparteneva. Purtroppo l'anno scorso siamo retrocessi per vari motivi, infortuni vari hanno condizionato la nostra squadra, e ora sono una persona felice proprio per aver raggiunto questo traguardo in cui tutte le componenti del circolo tennis ci hanno tenuto. E un ringraziamento anche ai giocatori che si sono spesi non da poco per poter raggiungere questo traguardo, che per il Salento, per la Puglia è storico, perché poi comunque alla fine siamo l'unico circolo in A1. Speriamo insomma che anche Rangiulli, che gioca oggi una partita difficilissima, ce la possa fare, in modo che possano essere presenti nel campionato di A1 due circoli pugliesi. Presidente De Iato ha detto di essere cattivo e questa squadra ha un futuro competitivo. Beh, la squadra è abbastanza competitiva già da quest'anno per affrontare l'A1, però la dobbiamo puntellare in alcune situazioni, perché se tutto va bene, senza infortuni, chiaramente noi abbiamo una squadra molto molto forte che chiaramente ci invidiano tutti i dati. Diciamo, noi ringraziamo i giocatori affezionati ormai al CT Maglie. Oggi abbiamo coronato un percorso
che abbiamo intrapreso già dall'anno scorso, allestendo ovviamente una formazione competitiva, e i risultati sono visti sul campo perché abbiamo sempre vinto, e oggi ovviamente coroniamo un sogno per i ragazzi, per noi e soprattutto per tutto il tennis, ovviamente questo salentino. Quindi noi non possiamo che essere grati, e quindi ci auguriamo di poter riconfermare l'anno scorso, l'anno 21, no? Un non lungo percorso che ci attende, ma sicuramente abbiamo una squadra allestita all'altezza e che sicuramente ci farà onore e ci farà ovviamente conoscere sulle varie altri campi dove andremo a disputare il campionato di A1.